Nella seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato, eccoci giunti a martedì 29 giugno 2021. Oggi celebriamo la festa delle colonne della Chiesa, i Santi Pietro e Paolo, apostoli. Abbiamo ascoltato la seconda lettura della Santa Messa di oggi, tratta dalla seconda lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo, capitolo 4, versetti 6-18. Il Signore è sempre vicino a noi se noi lo vogliamo e ci dà sempre la forza se noi la cerchiamo, se noi gliela supplichiamo, se noi gliela chiediamo. È vero che il Signore ci libera da ogni male, perché, vedete, il primo male da cui essere liberati è il peccato. E il Signore ci libera dal peccato. Ci ha liberati dal peccato originale con la sua morte, la sua resurrezione, e continua a liberarci attraverso il sacramento della riconciliazione. Certo è che noi dobbiamo essere pronti a combattere quotidianamente la nostra buona battaglia come San Paolo per poter terminare la corsa e soprattutto conservare la fede, che credo sia la cosa più difficile da fare. Conservare la fede vuol dire conservare la fiducia, conservare questo affidamento in Dio, poter ogni giorno dire: Signore, comunque vada, qualunque cosa succeda, accada, io credo in te. E continuiamo la lettura del venerabile Fulton Sheen, il sacerdote non si appartiene. Questo testo, assai utile e bello. Il paragrafo di oggi: è lo Spirito Santo che converte, non noi. L'opera della conversione, scrive, è compiuta dallo Spirito Santo, tramite mezzi umani. Lo Spirito potrebbe anche mettere una bacchetta magica nelle mani del pastore. La sua azione può provocare la consapevolezza dell'assenza di Dio nell'anima o può creare il senso della presenza di Dio e dell'azione della sua grazia effettivamente operante nell'anima. In tutti i casi lo Spirito Santo illumina la mente, permettendo di scorgere una verità prima invisibile e rafforzando la volontà a compiere cose mai tentate prima. Quindi, allora, innanzitutto, la conversione è opera dello Spirito Santo, punto. Lui usa mezzi umani, ma è Lui che la fa. Non siamo noi con le nostre belle idee, con le nostre iniziative, con le nostre proposte. La conversione non è opera nostra,
noi non potremo mai dire quella persona si è convertita per opera mia. Questo è impossibile. Quella persona attraverso quel mezzo ha compiuto la sua conversione, ma ciò che l'ha compiuta, cioè il motore, è lo Spirito Santo. Questo Spirito Santo che provoca questa conversione attraverso cosa? Attraverso la consapevolezza dell'assenza di Dio nell'anima. Cioè, uno sente che gli manca Dio. E guardate, tutti sappiamo che è vero. Noi lo sentiamo quando manca Dio nella nostra vita. Perché percepiamo un vuoto profondo. Percepiamo un disordine. È come se tutto non avesse senso. Oppure può creare il senso della presenza di Dio. Cioè, esattamente il contrario. Sentirsi alla presenza di Dio. Sentirsi sotto l'azione della sua grazia, che opera nella mia anima. Sia in un caso che nell'altro, lo Spirito Santo che cosa fa? Lo Spirito Santo illumina la mente e ti fa vedere oggi delle verità che tu ieri non hai mai visto. Magari fino a ieri hai letto milioni di volte quel testo, ma solo oggi lo capisci veramente. Ma non basta. Te le fa vedere e te le fa volere. Cioè rafforza la volontà e ti fa compiere cose che tu fino a ieri non avresti mai pensato di poter compiere e che fino a ieri non hai mai neanche tentato di compierle. Giobbe parla di un modo con il quale lo spirito tocca l'anima tormentata. Giobbe 33, 15, 19. Parla nel sogno, visione notturna, quando cade il sopore sugli uomini si addormentano sul loro giaciglio. Apre allora l'orecchio degli uomini con apparizioni di spavento per distogliere l'uomo dal male e tenere lontano dall'orgoglio per preservarne l'anima dalla fossa e la sua vita dalla morte violenta. Lo corregge con il dolore nel suo letto e con la tortura continua delle sue ossa. Ecco, magari non è detto che dobbiamo arrivare a spingere lo Spirito Santo fin qui. Potremmo magari ascoltarlo un pochino prima di essere torturati nelle nostre ossa. Se cerchiamo di renderci docili, di lasciarci guidare. Il sacerdote, prosegue, non deve mai pensare che una conversione sia il frutto della sua predicazione, del suo zelo. Lidia aveva ascoltato San Paolo, ma le scritture dicono il Signore le aprì la mente perché aderisse a quanto andava dicendo, Atti 16, 14. Si trattava di Lidia, si trattava di una donna già religiosa, descritta come dedita alla preghiera. Eppure la sua mente ebbe bisogno dei lumi dello Spirito Santo per capire quanto aveva udito. Detto per inciso, Lidia fu la prima convertita d'Europa e fu dalla sua casa che cominciò l'evangelizzazione dell'Europa. Capite? Però è Dio, è lo Spirito Santo che apre la mente. Non è neanche il sacerdote con le sue meravigliose predicazioni o con le sue meravigliose parole o con il suo zelo, assolutamente. È Dio che deve aprire quella mente. Per questo possiamo anche, ecco, vivere una vita un pochino più prudente e più serena,
cioè un po' meno da salvatori dell'umanità, ecco. Un grande amore per il Signore, una grande voglia di annunciarlo, ma sempre con molto rispetto e decoro. Talvolta la rivelazione dello Spirito è graduale, come fu per la donna al pozzo. Ricordate, non la samaritana. Questa dapprima chiamò nostro Signore giudeo, poi uomo, poi Signore, poi profeta, quindi Messia e per ultimo Salvatore del mondo. Cioè si capisce col passare del tempo, non è sempre una cosa culminante. Il secondo convertito in Europa fu il carceriere di Filippi, Atti 16, 27 e 34, mosso dallo Spirito Santo, che si servì della paura della parola di Paolo. Il fatto poi del ministro delle finanze etiope prova come lo Spirito Santo mandi sacerdote a quelli la cui conversione è voluta dalla volontà divina. Vedete come lo Spirito Santo si muove in tanti modi. Ricordate l'etiope della regina di Candace. Qualche nozione religiosa l'etiope già l'aveva, in quanto stava leggendo il 53° capitolo di Isaia. Lo Spirito Santo tocca persino le anime dedite alla magia e alla stregoneria. Queste anime nell'oscurità in cui si dibattono, possono essere in cerca della verità. Ricordate Elimas il mago, che è tentato di distogliere il proconsole Sergio Paolo dalla fede, i cui rudimenti aveva preso dalla predicazione di Paolo. Allora Saulo, detto anche Paolo, rinvito di Spirito Santo, lo fissò, Atti 13, 9, e lo maledisse. Incidentalmente, è questa la prima volta in cui le scritture danno a Saulo il nome romano di Paolo. E qui, accusando Elimas di essere figlio del diavolo, Paolo compie il suo primo miracolo rendendolo cieco. Andate a vedere Atti 13,9. Chissà se Paolo ricordava di essere stato accecato gli stesso al tempo della sua conversione. Lo fece forse affinché la cecità temporanea desse all'uomo la luce, come era accaduto a lui. Il venerabile Beda dice che l'apostolo, rammentando il proprio caso, sapeva che privato della luce degli occhi avrebbe potuto recuperare la luce che avrebbe fugato l'oscurità della sua mente. La fede di Sergio Paolo allora si rafforzò. Era la prima comparsa del cristianesimo davanti a un nobile ufficiale romano. Nessun'anima è irrecuperabile, scrive. Il Signore ci assicurò, per bocca del profeta Gioele, che avrebbe fatto abbondanti le annate grame. Quindi per tutti c'è una speranza. Nessun'anima è irrecuperabile. Questo è importante che lo sappiamo e che lo diciamo e che ce lo diciamo. Per ognuno di noi, finché siamo vivi, è possibile tornare al Signore. Certo, se lo vogliamo e se ci disponiamo a questo ritorno. Convertire le anime tenendo fede alla nostra vocazione di pescatori di uomini non è facile, perché ogni pesca comporta il pagamento di un pidaggio in sforzi e fatiche. Ma nel regno dello Spirito il perdere è la condizione per vincere. Quindi portare le anime al Signore costa. I santi dicevano che le anime si pagano, attraverso il sacrificio, attraverso le penitenze, attraverso le persecuzioni, attraverso la croce. Quindi,
dobbiamo pregare per coloro che sono lontani e anche per coloro che li vanno a comprare, passate il termine, no? A coloro che li vanno a pescare. Ma possiamo avvantaggiare un altro senza sentire che una forza è uscita da noi, come accade al nostro Signore quando guarì la donna che da anni si stava dissanguando? Ma quali sono i sacerdoti energici? Non sono essi i sacerdoti zelanti? Adesso sentite cosa scrive. Niente è faticoso, attenti, quanto la noia. Niente è faticoso quanto la noia. Quando uno ha noia di pregare, di stare col Signore, di meditare, di darsi da fare, è bello, edificante, è, sì, è molto bucolico vedere i sacerdoti, non so, che si mettono a fare l'orto. È bello vedere i sacerdoti che passano un pomeriggio a raccogliere le erbacce, non so, a tagliare l'erba, a fare i potatori. È bello vederli con gli stivali da agricoltore, da contadino, con la zappa o non lo so, insomma, sì, è bello, è edificante, uno dice guarda che... Ma io mi chiedo, ma non c'è nessun altro che può fare quel mestiere lì. Cioè, devo fare, bisogna proprio che lo faccia io. A meno che uno dica, no, vabbè, ma io lo faccio come sport, per riposare un po' la mente, vado a zappare, va bene. Ma se no mi chiedo, ma quel tempo lì, non è che il sacerdote lo dovrebbe, lo potrebbe dedicare a due punti. Pregare. Studiare. Prepararsi, non so, i lì, le catechesi, le conferenze, gli incontri, non so. Stare col Signore. Studiare i santi, i mistici, i padri della Chiesa. Cioè, deve proprio andare, a dare da mangiare le mucche. Non so, ecco, mi chiedo, no? E alle volte si vede tanta voglia, no? Di tanto impegno, tanto zelo nella potatura del kiwi e dell'uva e del pesco e del melograno e dell'albicocca, del ciliegio. Ricordatevi che i ciliegi non si potano, mi raccomando, non fate questi errori gravissimi, Il ciliegio meno si pota più produce, è una pianta un po' particolare. Quindi non fate come ho visto fare da qualcuno che ha preso un ciliegio e l'ha ridotto a quattro rami. Infatti non ha più fatto ciliegie, certo, ovviamente. Dalle nostre parti si dice o felé falto mestè. Ognuno faccia il suo. Quanto è bello che il sacerdote fa il sacerdote, il potatore fa il potatore. Lasciamo fare i potatori, non inventiamoci ruoli che non abbiamo, che diventiamo sennò tuttologi e non si può essere tuttologi. Ma padre, ma queste cose le non sa fare? No, non lo so fare perché non sono Dio. Semplice. Io non sono Dio e quindi non posso saper fare tutto. Non posso conoscere tutto, non posso sapere tutto.
Non sono Dio, non sono onnisciente, onnipotente, quindi non posso saper fare tutto. E non va neanche bene che mi proponga come colui che sa fare tutto. Certe cose non le so fare e devo dire che non le so fare, punto. Non so potare i ciliegi, non so, non lo so, non so, sistemare il motore di una macchina, non so. Ognuno ci sarà qualcosa, ci sono delle cose che non sa fare. E bisogna dire non sono capace, fine, ne fa qualcun altro, mi faccio aiutare a fare da qualcun altro. L'importante è che ciascuno sappia fare bene quello per cui è chiamato a fare. Quindi il prete, faccia bene il prete. Il contadino, faccia bene il contadino. L'infermiere, faccia bene l'infermiere. Ognuno il suo. Che senso ha vedere un infermiere che fa il contadino, un contadino che fa l'infermiere? Ma mi sembra. Cioè, non c'è questa cosa, cioè, non torna. Noi ci dilettiamo, no, il sacerdote che va a curare le galline. Ma ti prego. Le galline. Oh, per l'amor del cielo. E vai al supermercato a comprare le uova delle galline allevate a terra, tranquillo, sono buone. C'è bisogno di allevare la gallina. Cioè, siamo dedicati ad altro. Dopo, quando arriva il momento della preghiera, frin frun fram. Dopo, quando arriva il momento della preghiera, siamo lì che dormiamo. Certo, se la sera sono stato su a vedere la televisione fino a mezzanotte, è chiaro che poi il mattino dopo non è che posso essere molto, come dire, no? Cioè, no. No. Non si può. Come se il film fosse Dio. Cioè, Moloch, il novello Moloch, che tutti a far la prostrazione davanti a sto benedetto film. Ma noi siamo diventati preti. Noi ci siamo consacrati a Dio per vedere i film, per allevare la gallina, per tagliare l'erba dei prati, per l'amor di Dio. Poi uno parte per la missione e dice: Signore, io sono in missione. Certo, se sono in Bangladesh, se sono in Sud Sudan, è chiaro che devo fare queste cose qui, va bene, ok. Nell'isola di Molokai dovrò costruire una chiesa, no? Padre Damiano ha costruito la chiesa, va bene, ma siamo nell'isola dei Molokai, nell'isola di Molokai, in mezzo a tutti i reietti, le brusi di quella zona lì, è chiaro che non è che posso stare lì semplicemente a guardare il cielo, è ovvio che devo fare le cose, va bene, ma non è che tutti noi siamo nell'isola di Molokai, no? Quello era nell'isola di Molokai, si spaccava la schiena a fare il muratore, a fare l'agricoltore, a fare l'insegnante, a fare il dottore, sì, però li ha convertiti tutti al Signore. Tutti erano battezzati, tutti amavano il Signore, ci facevano delle quelle liturgie che noi oggi a vederle ci cade la mandibola. Perché? Perché non aveva noia, non aveva noia nelle cose del Signore. Quindi quelle cose pratiche le faceva, ma era già tutto orientato verso Dio. Non è che le faceva al posto di stare con Dio. Perché se io la sera sto su fino a mezzanotte a guardare la televisione, non posso dire che sono stato su a pregare. Ah no, ma io ho fatto un'oretta, mezz'oretta prima di preghiera. Ma ti prego, ma ti prego. E perché devo fare mezz'oretta di preghiera e 5 ore di televisione? Perché? Per questo sono diventato prete? Per questo mi sono consacrato al Signore? No. Ma che senso ha? Al buon Dio gli diamo le mezz'orette, no? Gli avanzarotti. Poi invece a Moloch diamo il fiorfiore, no? Quindi lì bello, in canotta, avanti, senza una fine, senza un domani. Riempito dello Spirito del Cristo, un sacerdote che accudisce le anime è come il rovetto incandescente che non si consumava. Ogni volta che un sacerdote brucia la sua energia spirituale, crea il vuoto per un più ricco dono dello Spirito, finché la salvezza delle anime diviene passione.
fornello, finché la salvezza delle anime diviene passione. E questa dovrebbe essere la nostra passione. Consumarci ogni istante per la salvezza delle anime. E allora sì che avremo fatto quello che dobbiamo. Avremo fatto quello che siamo. Ecco. Bene, ci fermiamo qui. Andiamo adesso a vedere il tema di oggi. Giugno. Ah, una cosa importante, oggi inizia anche una delle quaresime di San Francesco, che durava dal giorno di oggi di Santi Pietro e Paolo fino all'Assunta. Poi lì inizia un'altra, che è la quaresima più grossa, più importante che lui fece, quella che nella quale ricevete le stigmate, che va dall'Assunta fino al 29 di settembre, la festa di San Michele Arcangelo. Quello è proprio il momento in cui ricevete le stigmate, ma ne fece una anche prima, da adesso fino all'Assunta, in onore di Santi Pietro e Paolo. Beh, adesso non dico di fare come lui che in 40 giorni ha mangiato un pezzo di pane, no, ci mancherebbe. Però potremmo anche fare una piccola quaresima dove possiamo mettere dentro una preghiera in più, 10 minuti in più di silenzio al Signore, bello. Bene, ci stiamo avviando ormai alla fine di questo mese di giugno, tutto dedicato al sacerdozio, quindi abbiamo fatto maggio alla Vergine Maria Eucaristia, giugno al sacerdozio. Tema, cuore eucaristico di Gesù, fa che io soddisfi la tua sete ardente della mia salvezza. Come? Convertendomi. Fioretto. Cercate qual sia in voi quel vizio che vi impedisce l'unione con Dio, estirpatelo affinché Dio sia veramente la vostra vita. Mettiamoci d'impegno a trovarlo. Ossequio, visitate il cuore eucaristico di Gesù supplicandolo di accendere in voi quella generosità che consumi la pigrizia e tutto ciò che vi dispiace. Bello. Togliere tutto, bruciare tutto, tutto, tutto. Essere generosi nel tirar via, far pulizia. Giaculatoria, cuore eucaristico, amarti, anelo e darti gloria in terra e in cielo. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.